Ciao ragazzi, seconda parte video spesa Penny. Cose non da frigo. Allora, è anche qualcosa del Lidl. Iniziamo con le pochissime cose che ho preso al Lidl, veramente 4 cose in croce e alcune sono pure finite. Allora, ho preso i mooncake. Questi qua che piacciono a Dino sono un po' amari, un po' fondenti, hanno appunto il cioccolato fondente, però ce ne sono 6 confezioni. Sono piccolini, vi farò un video assaggi se volete. Mooncake pan di stelle a 1,99 euro, questo qua, ok? Mooncake pan di stelle buono in offerta, ok. Poi sono andata per prendere il mais, ma soprattutto altre cose. Questo qui in offerta era perché adesso che c'è Aldi che fa concorrenza al Lidl, lì il Lidl fa le offerte e quindi questo è in offerta, buono, mi piace. Poi ho preso alla cassa, c'era sia questo col cioccolato che ha finito tutto Dino, praticamente Dino non ho neanche assaggiato, ma ne ricompreremo altre sicuramente. Ci sono già cose natalizie. Panettone con cioccolato, c'era anche panettone classico coi canditi, l'ha preso per me il panettone col cioccolato, ma l'ha mangiato tutto lui, praticamente piccolissimo. Questa è la carta, ok, molto molto bello, anche da regalare a qualcuno senza spendere troppi soldi, molto buono, sicuramente lo ricomprerò. Quello abbiamo preso, poi ho preso io 99 centesimi le monete di cioccolato, che mi ricorda molto il mio passato quando ero piccola, le mangiavo. Milk chocolate, favorina, 99 centesimi, 200 euro, 10 euro, 2 euro, vedete? Queste 99 centesimi, poi ho preso, sono andata apposta per prendere cibi natalizi e poi ho preso due cose di vestiario, no, forse una sola cosa, vabbè. Questo qui, marzapane ripieno, c'era con il rum, c'era con l'uvetta, con i pinoli e dark chocolate. Marzapane long, mi sembra long, non lo so. Dark chocolate, questo qui già l'anno scorso lo fanno, tutte le stesse cose, sempre ogni anno, però voglio provarlo. Ed è di questo colore rosso che mi piace tantissimo, già la carta mi attira tanto. C'era anche già l'arancione e gli altri colori. Poi ho comprato già la settimana scorsa la mini spesa al Lidl, questi biscotti qua. E li ho ricomprati a 1,69 euro, assolutamente buonissimi, col cioccolato, sanno di cocco, sanno di cioccolato. Provateli anche voi. Fantastici, due scatole. Poi ho ricomprato questi, sempre per Natale, che avevo preso anche l'anno scorso. Cose natalizie, sto già pensando a Natale, ho già fatto un sacco di regali di Natale. Questi con milk chocolate, quindi cioccolato al latte, sono dolcissimi, sono molto molto buoni, ci daranno anche altri fatti così. E poi ho visto questi, io adoro il marzapane, anche se è inalbiante. Marzapane con 40% di mandorle, almond, vedete? Ce ne sono 6, una scatola piccolissima e questi saranno costati 1 euro qualcosa. Marzapane con le mandorle. Con 40% di mandorle, 150 grammi. Poi ho preso da Lidl, questa c'era anche verde, un verde grigio, mi sembra un colore strano. Ho preso questa sciarpa qui, che io di sciarpe ne ho un casino, ma questa qui era veramente spessa invernale, io ne ho tante sottili e quindi l'ho comprata. È costata 12 euro, pensavo costasse di meno, però mi piace ed è così, vedete come sta? La maglia pelucciosa, questa qui, la cercavo, non c'è più al Lidl. Comunque ci sono un po' di sciarpe, un po' di cose da lavoro per gli uomini, tante cose natalizie, tante cose per la casa, secchi per pulire, cesti, un sacco di roba. Questa è blu, mi piace. Dimensioni 55 x 80 cm. Abbiamo preso anche i panini, grazie a Lino che li ha ripresi, che io non ci avevo neanche pensato perché ero andata a Lidl solo per le cose natalizie, questi qua, buonissimi. E poi vi dico i prezzi. Allora, ah, i Kleenex, è vero, i Kleenex, 99 centesimi i fazzoletti, pan bauletto, ah, il pan bauletto, non ve l'ho fatto vedere, 1,10 euro, ne ho preso due confezioni, ma era in offerta il pan bauletto a 55 centesimi, cada uno, questo qui pan bauletto che compro sempre di grano duro. 55 centesimi, Kleenex di fazzoletti, poi mais, dolcetti al cocco 3,38 euro perché 1,69 euro al pezzo, monete di cioccolato 99 centesimi, marzapane 1,29 euro, 1,99 euro dolcetti con cioccolato, frutti di marzapane 1,49 euro e ho preso anche un pigiama da Lidl, vi ho già fatto diciamo un try on haul, lo sto anche indossando perché sono ancora in casa col pigiama, scusate. Comunque molto morbido il pantalone bianco e grigio e la maglietta rosa, un po' troppo sottile rispetto al pantalone. Comunque pigiama S, anche se mi sta, però di solito la taglia S non mi sta nelle altre cose. 7,99 euro il pigiama, sciarpa righe 12 euro, mini pangocce di cioccolato. Saranno quelli. Uno bianco mooncake 1,99 euro, mini pangocce.
Non lo so, i pangoccioli non li ho mica comprati. Boh, non lo so. Origano 1,25 euro, sì, l'abbiamo messo nel barattolo. Tartare di scotone finita 3,99 euro. Cheeseburger 1,79 euro. Bicarbonato di sodio 49 centesimi. Succo di limone 39 centesimi. Finito ieri perché si è fatto la tartare e quindi è finito il basilico. Allora, l'origano è questo. Questo qui l'abbiamo già messo nel barattolo, quello che ha comprato l'avevamo comprato sfuso, questo è l'origano. E poi il succo di limone da tartare è finito perché ieri abbiamo fatto la spesa, dovevo farlo ieri il video, ma non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi. Quindi la tartare è finita. La settimana scorsa, non ieri, ho comprato anche queste a 3,99 euro, molto valide. Eco Tabs per la lavastoviglie, sempre da Lidl. Il bicarbonato lo compro sempre, c'è anche la signora davanti a me che mi ha detto: ah, il bicarbonato che mi serve, dove lo trovo? E io gli ho detto: vada nella corsia di là insieme ai detersivi, insieme alla farina, allo zucchero, eccetera, trova anche quello. Lei mi ha detto: grazie, grazie, adesso non vado più perché ho preso solo tre cose, ma domani vado di nuovo. Comunque, vabbè, questa è la spesa al Lidl. Adesso mi sa che 6 minuti farò un'altra parte di spesa al Penny. Scusate, le mille parti diverse.